colui che sfida gli oceani, colui che rapace e spericolato cerca le misteriose vie del mare per sfogare il suo istinto di avventura e di conquista. L'uomo, questo titano. Da un tronco d'albero ricavò la prima barca, con una pelle di bue fece la vela. I poeti che non navigavano inventarono subito i miti e le leggende, per esempio le sirene, le prime donne navigate. I nocchieri greci dovevano turarsi le orecchie con la cera per non udire il loro canto fatale. Gli egizi navigavano con barche a più timoni, con queste trasportavano anche gli obelischi. E almeno così si dice. I fenici furono i più grandi navigatori dell'antichità. Inventarono tutto quello che si poteva inventare sulla navigazione, comprese l'ancora e le pillole per il mal di mare. Ma non conoscevano l'astronomia nautica. C'erano invece i fari, fuochi accesi su colonne. Il faro di Alessandria era una delle sette meraviglie. Il faro di Tiberio a Boulogne era visibile a 50 chilometri. I romani, gente di terra, messo piede in Britannia, tentano di spiegare agli inglesi da allora come è fatta una nave. Non capire, please. Dico, ma che matto che sono, ma gli inglesi dico sono proprio negati per la navigazione. I vichinghi su queste eleganti navi traversarono l'Atlantico e arrivarono in America. Perché non ci si fermarono, visto che per quanto scoperta, qualche cosa da scoprire c'era ancora. Perché c'era già la legge. Se i vichinghi traversavano l'Atlantico, il crociato, il mercante e il pellegrino andavano in Terra Santa. A bordo lo spazio era di 1,80 m persona. Costava quanto costerebbe oggi una cabina di lusso. I passeggeri avevano diritto a 2 litri d'acqua alla settimana per tutti gli usi. I crociati conoscevano i ferri. Flavio Gioia, lago, lago magnetico della bussola. Le repubbliche marinare italiane dominavano incontrastate il Mediterraneo, finché Cristoforo Colombo, grazie a un uovo e 3 caravelle, non scoprì l'America. Tranne i rischi, la navigazione non presentava troppe difficoltà. Era un'arte relativamente facile ad apprendere. Se non che un giorno il cannone fece la sua apparizione spaventosa. La caravella si trasforma in galeone. Il ponte superiore, il ponte dei cannoni, qui dormivano le ciurme, l'infermeria, le munizioni, le mercanzie,
la sentina. I gran signori cominciavano a viaggiare a bordo dei galeoni, avventura e diporto. Il cibo era piuttosto variato e delicato. Lunedì, pesce salato. Martedì, pesce salato. Mercoledì, carne salata. Giovedì, carne salata. Venerdì, dimagro, pesce salato. Sabato, carne salata. Domenica, se magna la candela. I nobili issavano i loro blasoni quando uno spaventoso vessillo. Peperate! Il feroce olonese, lo sterminatore di San Domingo. Quelli appesi sono tutti cavalieri spagnoli. Anna Bonì, la sorellina della Costa. Altri tempi, altre donne. Enrico VIII, quelle dietro sono tutte le mogli, costruisce la più grande nave da guerra. Con Elisabetta e i suoi successori, la flotta inglese diventa regina dei mari. La navigazione sta facendo passi da giganti. Abbiamo infatti lo scorbuto. La malaria, il tifo, la dissenteria, la malattia del sonno, oltre i soliti complessi sempre di moda. Tanto che entra nella storia il medico di bordo che operava in fondo alla stiva. Come anestetico adoperava il rum. Quando non tagliava gambe, cavava denti e faceva la barba. Siccome l'acqua conservata nei barili fermentava ed era piena di bacilli, il capitano Cook inventò speciali alambicchi per renderla potabile, con ottimi risultati. Marinaio Martin ha bevuto l'acqua batteriologicamente pura. Ed anche Willy. E non erano i soli guai del povero marinaio. C'era anche l'olandese volante, insigne iettatore marittimo che si giocava l'anima a dadi con il diavolo. Un giorno una fumata si levò all'orizzonte. Al fuoco! Al fuoco! Era la ciminiera del Sirius, il primo battello a vapore che attraversò l'Atlantico. Arrivò con l'alberatura bruciata e il combustibile esaurito. Una vera rivoluzione. Cominciò sui mari la corsa alla velocità tra il vapore e la vela. Le vecchie e pittoresche navi dovevano scomparire. Grazie alle navi di ferro e al cannone, le potenze navali si distribuiscono equamente il dominio dei mari. La pace del mondo è finalmente assicurata. Tanto è vero, che il mare si trasforma in un inferno. Prima guerra mondiale. Fuoco è il numero uno.
Fuoco numero due. Fuoco tre. Tutte donne, bambini e vecchiette. Ritorna l'inferno. Seconda guerra mondiale. Il mare. Però il mare a noi piace soltanto così.